La provincia della Spezia, motore turistico dell'intera regione, offre a cittadini e visitatori uno dei più affascinanti angoli d'Italia. Un turismo che è balneare ma anche sempre più ambientale e culturale, basato su escursionismo in siti di incomparabile splendore e visite a monumenti collegati da un sistema museale sapientemente gestito. A fare da cornice, la cucina spezzina, che mescolata a quella toscana ed emiliana, propone infinite possibilità di gustare squisiti piatti e acquistare prodotti dell'itinerario tutti frutti, dei gusti e dei profumi. Di particolare interesse economico, paesaggistico e culturale è il Golfo dei Poeti, così battezzato nel 1919 dal commediografo Sam Benelli, per l'apprezzamento che numerosi scrittori e artisti nutrirono verso questo incantevole anfiteatro d'acqua. Si sviluppa fra le località di Lerici, che ha ottenuto i prestigiosi riconoscimenti di bandiera blu e quattro vele da Legambiente, sede dell'omonimo castello, e Porto Venere, il porto della Spezia, i caratteristici villaggi di Tellaro, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, San Terenzo con la signorile Villa Marigola e il castello medioevale costruito in cima ad uno sperone di roccia proteso sul mare. Fiascherino e la sua incantevole spiaggia è il parco naturale regionale di Monte Marcello Magra, con gli splendidi paesaggi tra mare ed Alpi Apuane. Nei borghi del Golfo soggiornarono lo scrittore David Herbert Lawrence, il poeta Lord Byron e lo scrittore Percy Shelley, che proprio mentre navigava verso San Terenzo annegò in una tempesta improvvisa. E fra i nomi di spicco italiani anche i poeti Gabriele D'Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti e lo scrittore e regista Mario Soldati. Di non minore fascino si presenta più a ovest la Riviera Spezzina, un suggestivo tratto di costa con rocce a strapiombo sul mare. Cinque caratteristici borghi costituiscono in questo tratto di costa il cosiddetto territorio delle Cinque Terre, parco nazionale ed area marina protetta. Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monte Rosso, legate tra loro da un percorso turistico-escursionistico che nel tratto Rio Maggiore-Manarola prende il nome di Via dell'Amore per il romanticismo dei luoghi attraversati. Un paesaggio di straordinaria bellezza si staglia agli occhi dei visitatori nei 18 km di costa. Preziose baie, spiagge e fondali profondi sovrastati da una catena di monti che corrono paralleli al litorale, con terrazzamenti coltivati a vigneto a strapiombo sul mare. Su ognuno di questi monti si erge un santuario a protezione dei cinque borghi, dichiarati dall'UNESCO fin dal 1997 Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Stessa virtuosa sorte è toccata anche a Porto Venere, con la sua bellissima chiesa di San Pietro, in stile gotico pisano, all'estremità meridionale di una penisola. Anche Porto Venere ha avuto il riconoscimento della bandiera blu nel 2006 per la qualità dei servizi del porto turistico. Ben conservato, il castello fatto costruire dai genovesi nel 1161. Punta San Pietro osserva davanti a sé tre piccole isole, Palmaria, Tino e Tinetto. Nel vicino borgo delle Grazie, la villa romana del Varignano testimonia l'importanza strategica del Golfo della Spezia fin dai tempi più remoti. C'è almeno un altro elemento legato al mare che contraddistingue la florida provincia della Spezia. È il complesso di edifici legati alla Marina Militare situati nel capoluogo spezzino. Il Museo Navale è il più importante d'Italia, che raccoglie un ricco patrimonio di civiltà, tecnologia e cultura legate alla storia navale dalle origini della navigazione ai giorni nostri. L'Arsenale, accanto al museo, una delle più antiche basi militari d'Italia, voluta da Napoleone e da Cavour. La nave scuola Amerigo Vespucci, infine, storico veliero della Marina Militare, adibito a scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali.
Ma il fascino della provincia della Spezia non si limita certamente alle attrattive legate al turismo costiero. L'entroterra montuoso e collinare è così ricco di storia e di cultura da richiamare sempre più l'attenzione di quanti gradiscono una vacanza tra monumenti, bellezze paesaggistiche e delizie enogastronomiche. Il territorio spezzino vanta infatti circa 80.000 anni di presenza umana, testimoniati fin dall'origine da numerose opere di straordinario valore, come la cava preistorica di Diaspro Rosso nella valle Lagorara, a Maissana, scoperta nel 1987, ha richiamato fin dall'inizio esperti e curiosi per le sue dimensioni e l'imponenza da primato mondiale. Monumenti riconducibili al periodo romano sono invece l'anfiteatro di Luni, nel comune di Ortonovo, che fu colonia romana fin dai tempi di Claudio Marcello, e la villa romana a Bocca di Magra, nel comune di Ameglia. Nel cuore della Val di Magra spicca la cittadina di Sarzana, con le famose vie degli antiquari, dove ha sede la casa degli antenati di Napoleone Bonaparte. Al periodo medievale risalgono, sempre in territorio sarzanese, la fortezza Firmafede di origine pisana e la fortezza di Sarzanello, antica residenza vescovile. A Castelnuovo Magra, bandiera arancione del Touring Club italiano e bandiera verde agricoltura, si possono ammirare i resti del castello voluto dai vescovi di Luni per rafforzare il sistema difensivo contro i marchesi Malaspina. Caratteristiche fortezze medievali si possono visitare in Val di Vara, chiamata anche la Valle dei Borghi Rotondi per la caratteristica costruzione dei borghi fortificati di forma circolare a difesa dei castelli. Un tipico esempio è Varese Ligure, incantevole borgo recensito tra i più belli d'Italia e premiato con la bandiera arancione, primo paese in Europa ad avere la certificazione ambientale. Nel centro storico, ai piedi del castello Fieschi, fa bella mostra di sé il cosiddetto Borgo Rotondo, formato da case in pietra tutte uguali con uno splendido porticato disposto lungo un perimetro di forma ellittica al cui interno sono racchiuse le due piazze principali, Fieschi e Castello. Altro esempio di borgo rotondo di epoca medievale, molto ben conservato, è quello di Brugnato, bandiera arancione e borgo più bello d'Italia. Calice al Cornovoglio, paese del miele, è sede del Castello Malaspina, nella frazione di Madrignano. Pignone è un piccolo borgo alle spalle della riviera che ha avuto il riconoscimento della bandiera arancione. In Riviera, a Levanto, da visitare il mirabile edificio fatto costruire anche in questo caso dai Malaspina. Alla tutela e alla valorizzazione di questi piccoli centri abitativi corrisponde un'attenzione privilegiata anche per le tradizioni in tavola. L'olio di Castelnuovo, il miele di Calice, i pesci e i molluschi di tutta la fascia costiera, le castagne, le carni e i formaggi biologici della Val di Vara e così via, la provincia della Spezia emerge per la qualità in ogni prodotto della sua terra. Ma è nel vino che dimostra la sua più alta eccellenza. Rappresenta da sola più del 50% delle produzioni della regione Liguria. A farla da padrone per la morfologia dei terreni spezzini e il clima mitigato dal confinante Mar Ligure è il Vermentino, vinificato insieme alle uve Bosco e Albarola a seconda dei diversi disciplinari. Quattro i suoi vini che vantano la denominazione di origine controllata. Due di questi sono prodotti nel territorio delle Cinque Terre, caratterizzato da terrazzamenti di vitigni esposti al sole e alla brezza marina, talvolta intervallati da ripide scale di pietra. Uno è il Cinque Terre, vino bianco secco da tavola, dal colore giallo paglierino e dal profumo particolarmente delicato. L'altro è lo Chaquetrà, un passito dolce e liquoroso, composto per il 60% dall'uva Bosco e per il restante 40% da Albarola e Vermentino.
Immergendosi nella Lunigiana è possibile invece assaporare il Colli di Luni, con marchio DOC per il bianco, il rosso e il vermentino. 4 sono i comuni che fanno capo a tale produzione: Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto. Infine una produzione che raccoglie gran parte del territorio costiero è il Golfo dei Poeti con marchio IGT. Così presente l'arte vitivinicola in questa provincia ligure da essere partner del progetto di valorizzazione del vino, nella fattispecie il vermentino e del territorio in cui questo viene prodotto. Oltre a Vertourmer, numerosi e sparsi in tutta la provincia sono gli eventi legati alla cultura del vino. Tra agosto e settembre ad Arcola si celebra Arcola e i suoi vini. Nel comune di Follo, la prima domenica di settembre, festa del vino. Sempre a settembre, ma a Vezzano Ligure, si festeggia invece la Sagra dell'Uva. A Ortonovo, nel mese di novembre, si può assistere alla Sagra del Vino Novello. A marzo, a Bonassola, è la volta di Critical Wine, mentre nel mese di giugno vi sono Borgo di Vino e Liguria da Bere, rispettivamente a Bolano e alla Spezia. Tanti modi per celebrare l'autoctono nettare degli dei, ma anche i caratteristici borghi rurali che onorano con le loro bellezze e la loro ospitalità la bella bandiera della provincia spezzina.